Siamo vicini alla soluzione. Si rinnova il sostegno di Fondazione CR Trieste alle iniziative collaterali della Barcolana, con 75.000 euro di fondi messi a disposizione per 4 iniziative. Fra esse troviamo Barcolana Lab, un po' museo, un po' laboratorio, un po' mostra fotografica, realizzata con il sostegno anche della provincia di Trieste e che inaugurerà il 2 ottobre al Magazzino delle Idee. Barcolana Young, la manifestazione che coinvolge i più giovani. Barcolana Production, un progetto di divulgazione della cultura, della tradizione marinara, attraverso la realizzazione di un docufilm affidato al videomaker Pablo Apiolazza. E infine Barcolana Smart, un progetto triennale avviato quest'anno, ispirato al concetto di Smart City, che ha l'obiettivo di garantire al pubblico della regata un accesso facile all'evento, sia per quanto riguarda la logistica, sia per quanto riguarda la consultazione di informazioni aggiornate in tempo reale, grazie alla app Barcolana. E quindi quest'anno, diciamo, l'aiuto è particolarmente importante, perché abbiamo apprezzato molto il respiro che ha assunto questa manifestazione, che non è una semplice regata, è qualcosa di molto più e, per, a nostro giudizio, molto importante per la città di Trieste. Tra le novità nell'ambito di Barcolana Lab, l'affascinante esposizione di modellini di imbarcazioni a vela realizzati grazie alla collaborazione della società marinara Aldebaran, del Museo del Mare di Trieste e di numerosi collezionisti privati. Il pubblico potrà ripercorrere, navigando tra un centinaio di veri e propri capolavori in miniatura, l'evoluzione della navigazione a vela. Per quanto riguarda il modellismo, è stato disegnato e realizzato il kit di montaggio di una piccola barca che gli alunni potranno costruire con le proprie mani sotto la guida di esperti modellisti, con una grande festa sabato 10 ottobre alla vigilia della regata, con le centinaia di modelli così realizzati che prenderanno il mare, dando vita a un grande varo collettivo. Poi la Barcolana Young. Ai giovani velisti della classe Optimist spetta un grande compito, quello di aprire i 10 giorni di regate, scendere in acqua del bacino San Giusto e regalare al pubblico il colpo d'occhio di oltre 350 giovani vele di fronte a Piazza dell'Unità d'Italia. Di piccolo la Barcolana Young ha solo l'età dei timonieri, compresa tra gli 8 e i 15 anni. L'evento è diventato anche tappa finale del prestigioso circuito Kinder, che mette in evidenza i migliori giovani timonieri italiani. A terra sarà allestito lungo il Molo Quarto un mini villaggio per garantire la massima ospitalità ai velisti e dare al pubblico la possibilità di vivere in diretta una regata in dimensione Young.